qui con Enrico Sani, il nostro mastro birraio di Birra del Remo, qui a Firenze per l'inaugurazione di questo bellissimo locale. Parlaci un pochino di questo progetto, di come nasce questa parte del circo tra l'Umbria e la Toscana. Allora, tutto nasce dall'esigenza di voler trovare un punto di riferimento che non fosse il mio edificio, che non fosse Assisi, ma qualcosa magari che uscisse fuori dal nostro ambito, dalla nostra regione. L'idea per noi di Birra del Remo era quella proprio di creare un punto di riferimento al di fuori, e fortunatamente abbiamo trovato chi ha voluto credere in noi, chi ha voluto fare questa partnership molto stretta con il beneficio, e quindi abbiamo creato sostanzialmente, abbiamo allargato la nostra famiglia, quindi non è più solo Birra del Remo, ma è anche Rione Blue Band. Quindi la volontà di rilanciare quello che è il concetto anche di abbinamento, no? Tra birra e cibo, che è qualcosa di tantissimo antico e tradizionale, ma che forse oggi si è un pochino perso. E voi siete qui a rivalutare quello che è appunto l'abbinamento di sapori tra la birra e il vino, no? Un po' come con il vino. Sì, sì, guarda, è un aspetto estremamente attuale questo, perché come ora si cerca tanto di creare questi abbinamenti con la birra, che sono più che leciti, anzi secondo me non dobbiamo mai fermarci al solo pizza e birra, classica mentalità italiana, ma dobbiamo cercare di uscire da questi schemi e provare ad abbinare altre cose. È quello che stiamo cercando di fare qui. La grande forza di questo locale è sì Birra del Remo, ma anche la cucina. Troviamo veramente tante cose interessanti. Io ad esempio qualche giorno fa, quando ho assaggiato la pizza al tegamino, mi ha veramente colpito, perché è un concetto di pizza molto facile, veloce, però è di un gustoso, di una fragranza incredibile. Per non parlare poi delle varie combo che ci sono, quindi abbiamo creato dei piatti anche già abbinati con delle birre che troveremo alla Spina, quindi dove c'è uno studio dietro. Quindi è stato creato sia la birra, il piatto per la birra. Poi abbiamo fatto anche i classici hamburger, ma che comunque sono rivisitati, quindi troviamo degli ingredienti molto interessanti, ad esempio, e tutte le salse sono fatte on made, la pasta che si troverà qui è tutta fatta a mano, fatta in casa, quindi gli impasti della pizza fatti qua al locale, il pane, degli hamburger sono fatti qua, quindi fatti lievitare, cotti e prodotti qua. Quindi c'è un concetto alla base, non è il classico pub, ma è secondo me anche qualcosa di più, cioè una filiera birra. È un'esperienza da vivere. Chi viene può vivere tra il prodotto lavorato in un lievito di pizza e un lievito della birra. Esatto, c'è anche questo problema. E rimanendo sul concetto di lievito, no? Io so che tu hai dedicato tantissimo tempo, no? All'avvenimento lievito, sì, all'Università delle Marche, sì, e sei riuscito a trovare quattro lieviti che ti hanno dato delle birre particolari. Vuoi parlarcene un pochino di queste specialità di birra delle Marche? Sì. Innanzitutto quattro, avremo una delle quattro fisse alla Spina, quindi la nostra saison che dopo la presentazione a Rimini sta prendendo molto spazio, perché è una birra dalla facile bevuta, con una spezzatura leggera ma molto interessante, creata con il Wigram Vicious, che è uno di questi lieviti studiati in questi anni. E poi troveremo a rotazione anche le altre non conventionalist series, che sono la Amadue, che è la Passion Fruit Sour Ale fatta con il Cuore Unicias, troveremo la Dume, che è una Blood Orange Wet Ale fatta con questo lievito con la scuola del Buchi, e poi me ne dimentico una, sono quattro, Amadue e la Cora. La Cora, che è la nostra Gosa Libisco, è uscita da poco rispetto alle altre. Esatto, è uscita un po' qualche giorno dopo al Ballo delle Debuttanti, quindi anche quella stiamo inserendo nella linea e la proveremo qua. Quindi credi tantissimo comunque nell'innovazione, nella ricerca di quello che è comunque l'ambito della birra, che può fare la differenza con una prestazione performante di un lievito, sì, che dà la
significa la birra e che può essere capita anche dal bevitore, dal degustatore. Sì, il gioco è stato un po' questo, cioè diciamo cercare di far coincidere, portare avanti quella che è la mia passione per la fermentazione e per i lieviti, ma anche cercare di andare incontro a quello che è il gusto anche delle persone, quindi non creare delle cose troppo complesse, ma comunque la portare tutti. L'abbiamo fatto con alcune birre, però comunque restano sicuramente delle birre molto belline. Quindi Birra dell'Eremo non si ferma alla birra classica, ma cerca, si rinnova e si innova. Anche questo locale, no? Noi abbiamo qui dei fermentatori, sì. E il concetto base è quello di mostrare anche agli ospiti come viene prodotta la birra, quindi questo incontro continuo con il cliente. Sì, quando abbiamo visto questo locale, la prima cosa che chiaramente mi ha colpito da birraio è stato proprio l'impianto, perché avere un impianto di produzione in un pub nel centro storico di Firenze, secondo me era un'occasione da non farsi sfuggire. Potrebbe un po' fare la differenza, secondo me lo fa, perché con questo impianto noi sì, produrremo chiaramente una birra qua, quindi una via sarà dedicata alla birra della prodotta qua, spinata direttamente dal tank, dal maturatore, quindi con una freschezza incredibile, ma poi ci sarà la possibilità di poter spiegare quello che è il prodotto, quindi spiegare le varie fasi, fare delle cotte pubbliche, magari invitando altri birrai o magari invitando proprio i consumatori che possono venire qua e capire come funziona il processo. Quindi è una rivalutazione del prodotto, è una rivalutazione del rapporto cibo-vino e anche